sindaco e gli dico: scusami, sindaco, ti parlo da chi ha più anni più di te, non ti parlo da presidente del Teramo. E quindi ti vorrei dare, perché tu forse non ti rendi conto, ti vorrei dare un consiglio. Cerca di lasciare perdere tutte le cose che devi fare tutti i giorni, mettiti seriamente a lavorare sul progetto Teramo, per qua si rischia grosso, per qua se da domani non si mettono d'accordo, il Teramo rischia seriamente perché siamo arrivati. Questa è una storia che va avanti da oltre un mese, quindi qua nessuno. Oggi stiamo tutti a fare o no, i pecoroni o meno per domani dare la colpa a uno dei tre. Questa è una storia che è uno dei tre, sicuramente se la prenderanno tutti e tre, ma qua il problema è di altra natura. Quindi io credo questo, che il problema ancora nessuno sa quanto è grave, che tempi ci vogliono per fare un'iscrizione, che fiduzioni bisogna fare per fare un'iscrizione e qua tutto tace. Quindi il sindaco è il primo cittadino di questa città, si deve muovere, senza fare polemiche, si deve muovere, se no fa un danno enorme perché un sindaco ha la responsabilità di un bene pubblico gestito da terzi e ci deve mettere la faccia in un modo o in un altro, se vuole che avere giustamente il benestare di tutti. Un gestore si deve muovere, perché in un modo o in un altro questa storia deve finire. Perché io per 11 anni, perché ero pazzo, pazzo, pazzo infallibile, furioso, ho pagato. Altri non pagano. Quindi dopo 30 anni una convenzione non può essere più, perché oggi i tempi cambiano di giorno in giorno. E le convenzioni forse vanno fatte ogni 5 anni, ogni 10 anni, perché a 30 anni non si possono fare più, perché i tempi sono talmente veloci che vanno fuori moda. Quindi il dottor sindaco si deve dare molto da fare qua, ma tanto da fare per poter risolvere questa patata bollente, perché questa è una patata bollente che da domani il Teramo va in prima categoria. Io mi vergogno vivamente, ma non ho la colpa dopo 11 anni, come io, come tanti altri che qui oggi stavano al posto mio. Non possono avere la colpa di essere massacrati che ci hanno rimesso milioni e milioni di euro. Qua qualcuno si deve prendere in mano la situazione. Chi qualcuno? La politica deve uscire allo scoperto, deve dire che cavolo può fare per poter risolvere questo problema. No, Sabatino, Iachini o Campitelli, noi abbiamo pagato con i soldi veri e non altro, senza offendere nessuno, perché questo è un problema vecchio, vecchio che ho iniziato io 11 anni fa. Il primo che è stato qui a pagare è stato il sottoscritto, perché io ci ho Già fatto. domani è tardi, dopodomani è tardissimo se non si fa subito. Poi non ci sono più i tempi tecnici di poter fare tutto. Emilio qui lo sa, non ci sono i tempi tecnici, perché la mia fiduzione che io non vale per questa, cioè è tutto complicato. Non è perché se no ci lascio la mia, non è quello il problema. È tutto complicato, quindi ci dobbiamo muovere. Muovere, muovere. Io ho voluto fare oggi, vi dico la verità, stavo incazzatissimo. Non era questo che devo, questo è scritto tutto diverso. Purtroppo mi è tornata la ragione. Mi è tornata la ragione, perché oggi facevo il contrario. Mi è tornata la ragione per l'amore del mio Tera. Scusate, ma ci sta.